del profeta Zaccaria. Così dice il Signore. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, il suo dominio sarà da mare a mare, e dal fiume fino ai confini della terra. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco infatti è dolce e il mio peso leggero. Carissimi amici, un saluto cordialissimo, bentornati a questo momento di meditazione del Vangelo. Siamo arrivati alla quattordicesima domenica del tempo ordinario e qui abbiamo dall'undicesimo capitolo di Matteo un testo che moltissimi sanno a memoria. Un grandissimo esegeta ha detto... È che queste parole che vengono proclamate oggi sono il vertice del Vangelo secondo Matteo. Io penso che in questa frase ci sia molto di vero. Questa frase ha sempre colpito perché mostra, lasciatemi dire così, l'interesse di Gesù per gli stressati. Voi sentirete nell'annuncio del Vangelo, venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Possiamo dire così: si potrebbe dire che Gesù si è interessato dei ciechi, degli zoppi, eh, addirittura dei morenti, addirittura dei morti da qualche ora. Ha compiuto tanti miracoli nella sua vita, tanti prodigi. Ma Gesù si è interessato anche degli stressati, che sono molti di più dei ciechi, molto più dei sordi, molto più degli zoppi. E Gesù non poteva non avere interesse per questa umanità che con una parola inglese diciamo stressati, con una parola latinizzante diciamo i frustrati, con una parola che ricorre così spesso nel lessico di Papa Francesco chiamiamo gli scartati. Una società che scarta sempre di più. Pensate ai bambini. Che nel lockdown sono stati scartati perché non avevano le condizioni familiari per lavorare a remoto. Forse avevano ricevuto un computer, un tablet, ma c'era qualche impedimento. In loro, intorno a loro, non c'era una cultura adeguata perché loro potessero studiare, capire, vivere positivamente la scuola a distanza. Pensate quante migliaia sono. Sono degli scartati. È molto bello che Gesù abbia avuto un momento in cui non solo ha guardato i malati che accorrevano a lui, ma ha pensato a questa umanità affaticata. Chi sono questi stressati di cui parla Gesù? E non vado nell'argomentazione filologica perché stancherebbe, ma le parole che sono usate nel, nel testo greco del Vangelo fanno capire chiaramente che questa gente appunto stressata sono i tanti che nella società ebraica e nel popolo di Dio non riuscivano a vivere la religiosità fino in fondo. Ci provavano, non ci riuscivano fino in fondo. C'era una classe molto raffinata, i farisei, i separati, che spiegavano la legge con grande cura, ma quando un fariseo aveva finito di spiegare la legge, il poveraccio che cercava di vivere secondo la legge di Mosè scopriva che non aveva osservato quasi niente, che rimanevano molte cose da fare e si sentiva stressato, affaticato, oppresso. Ho cercato di essere fedele, ma... Eh, ho, ho faticato per niente perché non ci sono riuscito, non sono arrivato a quei livelli che i farisei spiegano eh, così bene. E Gesù ha preso posizione proprio qui, di fronte agli uomini del suo tempo confusi da troppe leggi, uomini che lottano ma che non si apprezzano, sono frustrati perché non sono riusciti ad andare fino in fondo, cercano di farcela ma si sentono inadeguati, si sentono di seconda categoria. Cari amici, se diamo con uno sguardo realistico alla società in cui viviamo, e quanti di questi stressati, affaticati, oppressi, depressi possiamo incontrare? A volte questa malattia tocca anche noi, tocca anche i nostri sentimenti. La posizione che Gesù ha preso di fronte a loro qual è? Uno potrebbe pensare, ma Gesù era un povero e quindi ha preso una posizione pauperista. Lui era povero tra i poveri, ha difeso i poveri, ma lui non si è basato sull'idea, i poveri sono tanti, i poveri non sono così cattivi, ma si è basato su un principio teologico, si è basato sulla conoscenza di Dio. Sono le prime parole che sentirete partecipando all'Eucarestia. Dice Gesù, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o oh Padre, perché è piaciuto a te. E diamo uno sguardo più profondo a questa frase, più analitico. E Gesù si rivolge al Padre, ti rendo lode, o oh Padre. C'è una cosa che hai fatto molto bene e io ti voglio elogiare su questa cosa, Padre. Ma poi vedete che aggiunge un'espressione insolita, Signore del cielo e della terra. Padre tenerissimo, misericordioso ma onnipotente, perché ti ringrazio? Ti ringrazio perché il bello della vita, le cose decisive le hai nascoste ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Gesù può consolare i piccoli non perché lui è povero come loro e quindi si mette dalla loro parte, ma perché Dio, che è Signore del cielo e della terra, si interessa dei piccoli e ai piccoli rivela i segreti del regno di Dio. E allora che cosa veniamo a capire? Veniamo a capire che noi dobbiamo conoscere Dio attraverso Gesù. Solo attraverso Gesù noi possiamo conoscere Dio bene. E Gesù in questo Vangelo dice, nessuno conosce il Padre se non il Figlio, cioè Gesù, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Perché è così drastico? Perché si mette al centro di tutto? Nessuno conosce Dio se non attraverso Gesù, ma ci sono tante religioni, ci sono sempre state, è certo. Ma le religioni senza Gesù sono spesso in pericolo. È pericolosissimo farsi un'idea di Dio di testa propria. Per esempio, molti dicono: è un Dio giusto. E sottolineano così tanto la giustizia di Dio che Dio diventa un giudice implacabile. C'è un vezzo per cui molti di noi si comportano, dice, diciamo, ma solo che riesca a evitare l'inferno. Ma se uno ascolta bene la gente non è mica presa da questa paura. Si è fatta però un'idea di Dio giusto, non sottolinea che Dio ti ama. Ma Dio è giusto, quindi non gli piacciono i miei comportamenti sbagliati. Chissà come vado a finire. Quindi eh, la nostra testa a volte propone l'ordine, eh, propone un Dio che cura così tanto l'ordine da condannare, da usare le minacce come deterrente. Spesso è successo è che noi abbiamo attribuito a Dio delle cose come vendetta di Dio. Per giustizia Dio ha fatto venire l'AIDS, per giustizia Dio ha fatto venire il coronavirus. Io dico la verità, sono raccapricciato di fronte a spiegazioni di questo genere, che per esempio le sofferenze che stiamo vivendo ancora e che abbiamo vissuto col Covid siano la giustizia di Dio. Visto che l'uomo non è giusto, facciamo un po' di giustizia col Covid, che così giusto non è perché colpisce, come avete visto, a casaccio. Dobbiamo farci indicare da Gesù chi è Dio. Dio è misericordia. Dio appare nella tenerezza di Gesù, in Gesù che tocca il lebroso contro tutte le regole del lockdown. E c'era anche un tempo il lockdown, il lebroso veniva isolato, guai se uno toccava il lebroso. Il lebroso doveva avvicinarsi con la mascherina, doveva avere il volto coperto. Non sono invenzioni così recenti queste protezioni. E il Vangelo di Marco, anche Matteo, cominciano uno dei primi miracoli di Gesù che si avvicina al Lebroso. Vi ricordate anche Francesco d'Assisi? Ha cominciato a essere San Francesco quando invece di Gozzovigliare è sceso da cavallo e come si dice con un po' di romanticismo: ha baciato il Lebroso. In questo bacio al Lebroso la vita di San Francesco d'Assisi è cambiata. Allora attraverso Gesù e i suoi imitatori veri come Francesco d'Assisi, impariamo che Dio è misericordia. Dio non ha ripugnanza del lebroso, anche se noi sappia, non sappiamo perché il lebroso è il lebroso, perché uno si ammalo, ammala di coronavirus e muore, ma noi siamo sicuri che lì non c'è un risentimento di Dio. Tante volte forse qualcuno di voi lo ricorda. Io ho detto che il Signore è presente nelle case dove la, la, si fa isolamento totale. Dio è stato presente nelle sale degli ospedali dove la gente era dentro al casco legata al respiratore. Noi dobbiamo lasciarci insegnare da Gesù chi è Dio. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio. E colui al quale il figlio lo voglia rivelare. E' per questo, cari amici, che Gesù ci ha insegnato a dire il Padre nostro. No? E Gesù non, non ha fatto così, non ha detto dai, sii buono, diventa così buono, quando sarai diventato buono dirai la preghiera perfetta. Gesù ha preso una scorciatoia, ha detto quanto preghi invece di moltiplicare le parole, fai come faccio io, di? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Vedete, è proprio bellissimo perché il Signore non aspetta che noi siamo buoni. Il suo grande amore è che lui ci ama anche quando noi non siamo buoni. E allora impariamo lo stile di Gesù. C'è una frase, ecco questa quasi tutti la sanno in memoria. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Cos'è l'umiltà? Stare con i piedi per terra, non gonfiarsi, non immaginare di essere chissà chi, ma dire io sono qui, su questa terra, sono fatto di terra, sono polvere e ritornerò in polvere. No? Anche se non scelgo la cremazione, ci penserà la natura a farmi tornare in polvere. E proprio perché sono su questa terra, coi piedi per terra, non posso non vedere. Che questo, questa persona è il mio prossimo, anche se non lo conosco. E se è caduto per terra, il mio prossimo lo devo rialzare. Imparate da me che sono umile di cuore. Non vuol dire imparate da me che faccio finta di non valere niente. Imparate da me che sto coi piedi per terra, che lavoro con la terra, lavoro per gli uomini come me. Imparate da me che sono mite. La mitezza è l'opposto della superbia, è l'opposto della durezza. La mitezza è la capacità di fare spazio agli altri nella realtà e anche dentro il nostro cuore. E noi, la tenerezza, la mitezza, è quando io prendo per mano uno e gli dico: Ma dai, stai in piedi, c'è posto anche per te. Dai, vieni qui che lo spazio c'è, non avere paura. E poi c'è un posto nel cuore. Gli uomini grandi, gli uomini santi, che quando incontrano una persona si vede benissimo che nel loro soggiorno interiore hanno ancora una poltrona e dicono: Dai, siediti, no, non mi disturbi, no, mi fa piacere vederti. Vieni qui, siediti in una delle poltrone del mio cuore. La frase finale: Il mio gioco è dolce, il mio peso è leggero. Cari amici, mi ha fatto pensare a Edoardo Fucherini. Gesù ha detto: imparate da me che sono mite e umile di cuore, troverete ristoro alle vostre anime. Il mio gioco infatti è dolce e il mio peso leggero. Mi sono fatto questa sfida e la propongo a voi. Ma in che senso si potrebbe dire che il gioco dell'amore vissuto dal beato Edoardo Fucherini era leggero, era dolce? Voi mi potreste dire ma scherzerai? Eh, io capisco la vostra reazione, ma se avete il dono di avere tempo e possedete le lettere di Edoardo Fugherini, leggete le, le, le lettere dal carcere e dal campo di concentramento. Voi vedrete come questo uomo scrive alla moglie, scrive ai suoi amici, vi accorgerete che ha portato nel cuore tanto dolore e anche tanta paura, ma non lo ha mai abbandonato. La dolcezza. Ha imparato da Gesù nel campo di concentramento di Fossoli, provvisorio, nel campo di concentramento di Bolzano e poi in quello definitivo di Erzbrück, dove lavorava fino a ferirsi e a morire di setticemia. Edoardo Fuccherini ha provato anche la dolcezza. Portava il gioco di Cristo per amore e per fede, è arrivato. In quei cammini impervi e crudeli, ma li ha vissuti non con disperazione, li ha vissuti con la dolcezza, la stessa dolcezza che aveva Gesù. Cari amici, buon cammino in questa quattordicesima domenica del tempo ordinario. Anche se una domenica qualunque, anche se una settimana qualunque, vedete come è grande il Vangelo che ci è proposto, un Vangelo grande terribile, veramente Vangelo che può consolare la nostra vita. Grazie e arrivederci.